estate. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap. 14 e un minuto, è venerdì 30 agosto 2024. Buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio Punto Zero. È appena cominciata Napoli Magazine Live, per un'ora parleremo del Napoli, ma soprattutto seguiremo minuto dopo minuto le ultime ore di mercato. Alle 24, a mezzanotte, si chiude e il Napoli riuscirà a mettere a segno gli ultimi colpi di un mercato che era partito benissimo, poi c'è stata una fase di stallo lunghissima, culminata nella scorsa settimana, dopo la sconfitta di Verona, quando la società ha fatto prima chiarezza su quelle che erano le strategie e soprattutto i movimenti, e poi uno alla volta sono arrivati i giocatori, in testa Lukaku, anche se ieri l'accoglienza per Scott McTominay è stata un'accoglienza veramente da star, ma d'altronde il calciatore merita tutte le attenzioni e soprattutto tutta la festa che ha ricevuto atterrando a Capodichino. E allora partiamo proprio come ogni venerdì con il mercato, alla grande, con il nostro re del mercato, Emanuele Cammarotto. Ciao Emanuele, ben ritrovato. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Sono ore decisive, Emanuele, potremmo dire finalmente, anche per Victor Osimhen. Oramai la strada è tracciata, a questo punto si deve attendere la mezzanotte o... Considerando, guarda, il dado è quasi tratto, nel senso che l'offerta degli arabi del Al-Ahly è un'offerta veramente irrinunciabile. Mamma mia. Che non a caso il giocatore ha già accettato, con un ingaggio monstro, praticamente da 40 milioni a stagione. Mamma mia. Si lavora soltanto sull'ultimo dettaglio non casuale, che il giocatore ha chiesto venga inserito nel suo contratto, e che gli arabi alla fine acconsentiranno, perché nella logica delle cose, che è quella di una clausola di uscita, diciamola così, per poter rientrare in Europa non fra una stagione ma magari fra due, non mi sorprenderei neanche se fra due stagioni lo rivedessimo in Europa con la maglia del PSG, ma questa è un'altra storia. Al Napoli 80 milioni di euro, in questo momento si lavora sui bonus che De Laurenti sta chiesto per arrotondare questa cifra, che è evidentemente lontana dai 130 milioni della clausola, ma è anche l'unica soluzione possibile, perché il Paris Saint-Germain si è dileguato, non c'è mai stata nessuna offerta negli ultimi giorni, il Chelsea ci ha provato fino a ieri sera, fino a stanotte, ma non ci sono le condizioni, soprattutto per il salary cap che blocca una proposta competitiva di ingaggio al giocatore. E a questo punto il Napoli chiude l'operazione per 80 milioni più alcuni bonus sui quali si sta lavorando, e il 15% possibile sulla rivendita futura del calciatore nel momento in cui rientrerà in Europa. Emanuele, io non conosco nel dettaglio quelli che possono essere i bonus, ma se Osimhen gioca alla Osimhen, presumo che siano bonus facilmente raggiungibili, e se poi c'è questo 15% sulla rivendita, diciamo che i 130 milioni tra virgolette a rate forse Aurelio De Laurentiis li ottiene, potrebbe, diciamo, ottenere. Che non so se arriveremo ai 130, ma il muro dei 100 si potrebbe anche avvicinarlo, perché comunque l'idea è quella, con una parte fissa non inferiore agli 80, 75, 80 milioni di euro, più una parte che possa quantomeno ridurre il gap rispetto al prezzo effettivo della clausola che è attualmente il giocatore. Insomma, alla fine tutto sommato non è andata male, perché Emanuele, fino all'inizio della settimana, fino allo scorso fine settimana, la situazione di Osimhen era veramente, non dico compromessa, ma veramente è difficile da ingoiare, proprio perché si era partiti sparati e poi abbiamo visto mano a mano le difficoltà. Ora invece negli ultimi due giorni si è come dire, recuperato terreno e alla grande. Assolutamente sì, tra l'altro era una situazione che si stava trascinando troppo per le lunghe, rischiava anche di destabilizzare un po' l'ambiente, ed è stato bravo Conte a isolare la sua squadra da questa situazione che veramente rischiava di logorare un po' tutta la piazza. A questo punto ringraziamo Osimhen per il terzo scudetto, ma è un capitolo chiuso ed è bene comunque che faccia un'altra esperienza. Da 40 milioni l'anno, che non è una cattiva esperienza. Non è poco. Tutto sommato. Emanuele,
Ovviamente il Napoli, come aveva precisato, è andato per la sua strada. Ora credo che manchi 1/2 tasselli. Saranno sufficienti queste ultime 10 ore praticamente di mercato? Guarda, faccio un passo indietro e parto da ieri sera, perché si è veramente scatenato il caos sul centrocampista in particolare. Tieni conto che mentre noi parliamo il buon Manna è impegnato tra entrate e uscite nel decidere il destino di 6-7 calciatori, adesso ne parliamo nel dettaglio, e non si era mai verificato, almeno da diversi anni a questa parte, sicuramente mai nell'era De Laurentiis, che il Napoli arrivasse all'ultima giornata di calciomercato con tutte queste operazioni da completare. È chiaro che è una situazione figlia, lo diciamo poc'anzi, della vicenda Osimhen. Certo. Allora andiamo a noi, mentre noi parliamo sono minuti caldi, roventi per quanto riguarda la vicenda Gilmore. Ieri sera c'è stata appunto una situazione abbastanza particolare, perché Manna aveva lavorato con l'agente Pastorello, che è l'agente di Arthur, oltre che di Lukaku tra gli altri, al prestito di Arthur con la Juventus. Una possibilità che è stata posta poi ieri sera a conoscenza di Antonio Conte, il quale, diciamola elegantemente così, ha detto no, perché il calciatore non rientrava nei piani tecnici del tecnico del Napoli, non viene ritenuto, come dire, funzionale ai piani di gioco del mister Conte, e quindi a questo punto la pista Arthur è stata praticamente congelata sul nascere, e il Napoli è tornato forte stanotte su Gilmore. Il giocatore spinge per liberarsi e di fatto il Brighton nella tarda mattinata di oggi ha aperto in via definitiva per liberare il calciatore. La notizia che vi do è proprio di questi istanti, che il Brighton sta trattando per chiudere il sostituto di Gilmore, che dovrebbe essere Oliver Hardlaster, un ventenne inglese dello Sheffield United, che andrebbe a colmare il buco lasciato nell'organico del Brighton dall'infortunio di O'Reilly. Siamo veramente ai minuti decisivi, e tra l'altro al Brighton era stato offerto sempre da Pastorello, quindi dalla Juventus, lo stesso Arthur. Anche qui è una pista che non ha scaldato neanche il Brighton, ma di fatto su Gilmore siamo veramente ai momenti decisivi, e nel primo pomeriggio l'aspettativa è che possa arrivare l'ok definitivo per farlo partire per l'Italia. Rimaniamo prudenti, ma la pista si è veramente riaccesa in maniera importante. Il difensore? Per quanto riguarda sempre il centrocampo, Gaetano, operazione chiusa nei minuti proprio scorsi con il Cagliari, va in prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni. Il Napoli sta chiudendo anche la sezione di Foloruccio alla Lazio, in questo caso un prestito con opzione, quindi con diritto di riscatto. Si lavora, diciamo, sulle cifre definitive che dovrebbero aggirarsi sui 12-13 milioni di euro. Mentre Michele rimane in stand-by, la questione che sarà veramente l'ultima operazione di oggi, qui si rischia di arrivare veramente alla serata, per l'esterno destro. Il Napoli ci sta provando per il bimbo dell'Eintracht, il club tedesco in questo momento è un po' ritroso, diciamo, a dare l'ok alla partenza del giocatore, non gradisce neanche la proposta del prestito con obbligo, però le risorse che arriveranno nelle casse del Napoli dalla cessione di Osimhen potrebbero ribaltare tutto, e l'aspettativa di Conte è proprio questa, perché è lui il nome principale per l'esterno destro. E aggiungo anche che non a caso, in attesa che si sblocchi la situazione dell'esterno destro, è stata bloccata in questo momento la partenza di Zerbin al Monza. Conte ha congelato questa operazione, quindi certo, se arriva l'esterno destro e Bimbe o qualsiasi altro, Zerbin va al Monza, altrimenti rimane in rosa Zerbin. Benissimo. Si rischia, tra virgolette, la comica del contratto aeroplanino che viene lanciato, come è successo pure altre volte, fuori la porta proprio all'ultimo istante, all'ultimo secondo, per i Mimbe? Guarda, mi auguro di no, perché in questo caso abbiamo avuto brutte sorprese, ce la ricordiamo ancora la vicenda Soriano. Sì, però. Insomma, in questo caso credo che ci siano buone possibilità di risolvere questi intrighi. Tra l'altro il Napoli, non a caso dicevo prima, ha 6-7 situazioni da risolvere da pomeriggio alla mezzanotte. Ricordiamoci che c'è ancora bloccato il rischio di andare fuori rosa
Mario Rui. Però anche lì si aspetta, diciamo, che possa esserci qualche proposta dai mercati che rimangono aperti, come quello della Turchia. Aggiungo un altro dettaglio, non ci sono più i tempi, chiaramente, a meno di clamorose sorprese, per fare un difensore, però ieri sera c'è stato un incontro fra Calenda, agente di Osimhen, e un altro suo assistito che gioca nel Napoli e che ha qualche proposta dall'Arabia, che è Juan Jesus. Lì ritengo più plausibile che possa restare fino a gennaio, e ma poi anche lì Conte, come dire, ha altri piani e magari a gennaio potrebbe andare via anche lui. Bene, bene, bene. Insomma, caro Emanuele, non ti invidio per niente per queste ultime 10 ore scarse, perché immagino il fuoco che cova nel mercato, e quindi quanto voi addetti al mercato, insomma, siete veramente proprio presi al 100% minuto per minuto. Quindi buon lavoro e incrociamo le dita. Grazie Emanuele, forza Napoli. Un abbraccio, buon pomeriggio. RPZ Radio.0 Estate su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live. 16 minuti dopo le 14, ancora buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, venerdì 30 agosto 2024, siete su Napoli Magazine Live per seguire anche le ultime ore di mercato. A mezzanotte si chiude e il Napoli, come abbiamo sentito da Emanuele Camaroto, tra entrate e uscite più o meno ha tra i 6 e gli 8 movimenti, se non di più, da fare. Però Manna sta dimostrando di essere una persona prima di tutto molto efficace, molto efficiente, con le idee molto chiare, e che, come c'è quel famoso proverbio napoletano, no? La cimice e la noce, o papc e a noce. Piano piano il buchetto alla noce, insomma, l'ha fatto, la cimice è arrivata fino al frutto, fino al ghiriglio. Ma sentiamo il punto di vista di un ex azzurro, un ex difensore azzurro, allenatore, su questa situazione che, ripetiamo, è cambiata totalmente negli ultimi 15 giorni. Buon pomeriggio a Gennaro Scarlato. Ciao Jenny. Buon pomeriggio a voi. Allora, tu sei allenatore del Napoli. Esordio in campionato, malissimo, con una squadra eliminata dalla Coppa Italia dalla squadra di Serie B. Tante aspettative puntualmente tradite. Poi però, proprio dopo quella partita, si fa chiarezza sul mercato. Si dice: guardate, questi sono i nostri obiettivi, queste sono le nostre possibilità. Fino alla fine faremo di tutto per centrare tutti gli obiettivi, tutte le strategie e quant'altro. E arriva un giocatore, poi ne arriva un altro e un altro ancora. Ora è vero che mancano, Gennaro, poco più di 9 ore. Però si sta risolvendo quella che è stata la problematica principale del Napoli, Osimhen. E soprattutto sembra che, insomma, si stanno ulteriormente avvicinando quelle che sono le due ultime pedine che mancano. Un allenatore, no, che in 15 giorni ha visto cambiare tutto radicalmente. Come si sente? Ma io credo adesso si senta bene. È normale che per un allenatore avere già la rosa completa a inizio ritiro è un'altra cosa, però gli obiettivi erano già ben chiari, si trattava solo di metterli in pratica, cioè nel senso che bisognava prenderli. E poi ovviamente la vicenda Osimhen, che un po' ha bloccato tutte queste, oppure le ha ritardate, fortunatamente si sono risolte. Io credo che l'allenatore ad oggi sia più che contento. Io sono contento personalmente, saranno contenti i tifosi, perché al di là dell'arrivo di Lukaku, il Napoli ha completato la rosa, e che rosa ha fatto, perché secondo me è di altissimo livello. E allora, guarda, la butto giù subito, immediatamente. Non è una provocazione, perché poi alla fine allora, io ho fatto una premessa, Gennaro. È chiaro che quello che voleva Conte è arrivato e sta arrivando. Poi mi insegni, alla fine è sempre il campo che decide se sono stati acquisti giusti o acquisti sbagliati. Però è chiaro che se un allenatore chiede Scarlato, Sibilla e Petrazzolo, e arrivano Scarlato, Sibilla e Petrazzolo, né l'allenatore, diciamo, né la società possono rimproverarsi qualcosa.
Allora, ciò premesso, attraverso questi microfoni, Mimmo Malfitano, Antonio Corbo hanno detto: no, il Napoli in questo momento non può accontentarsi di arrivare quarta. Il Napoli ha l'obbligo di provare a vincere lo scudetto, poi non lo vince, però ha l'obbligo di provare a vincere lo scudetto, anche perché non ha, tra virgolette, la piacevole distrazione delle coppe. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. È normale che secondo me nella testa della società e dell'allenatore ci sia lo scudetto. È normale che non che mettono le mani avanti, però ti possono dire che nelle prime quattro il Napoli ci può stare tranquillamente. È normale che all'esterno possono dire così, all'interno un obiettivo migliore secondo me ambiscono. Con il Napoli ci può arrivare tranquillamente, vedendo anche le altre squadre, il mercato che hanno fatto. E poi ripeto, la garanzia è l'allenatore, che è quello lì che ha vinto più di tutti, quindi sa come si lavora con questi calciatori, sa che cosa può avere da queste, sa perfettamente cosa buttare lui. E quindi una bella responsabilità per Antonio Conte, e insomma bisogna, a questo punto bisogna provarci, e bisogna provarci sin da subito, Gennaro, perché già contro il Bologna, non dico che la musica sembra cambiata, ma insomma i musicisti sembra che abbiano trovato finalmente l'accordo giusto. Ora però insomma arriva una sinfonia da suonare abbastanza difficile, perché il Parma del tuo amico Fabio Pecchia, insomma, è un osso, in questo momento è un osso duro, probabilmente l'osso più duro della Serie A in questo momento, il Parma. Probabilmente sì, perché ha tanto entusiasmo, è partita bene in campionato, ha battuto il Milan, facendo delle ripartenze la propria arma migliore, e quindi bisogna fare attenzione. Napoli in queste due partite diciamo che ha presentato delle difficoltà sotto l'aspetto conclusivo, parlo fino al primo tempo contro il Bologna, poi improvvisamente si è sciolto, e secondo me con l'arrivo di Lukaku, che centravanti vero rispetto agli altri di Cia Rosa, il Napoli può ottenere qualcosa in più sotto l'aspetto realistico. Due domande al difensore, una di ruolo e una di... cioè tutte e due di ruolo, nel senso che con Buongiorno quanto ha acquistato, quanto ha guadagnato la difesa del Napoli? Tantissimo, perché è un giocatore straordinario, l'ha dimostrato contro il Bologna, la difesa praticamente non ha sofferto. E un difensore invece, quando si trova di fronte da una parte Kvaratskhelia e da una parte Neres, che santi deve invocare? Devi fare il segno della croce e sperare che siano giornata no, a parte gli scherzi, Neres appena entrato ha fatto vedere delle cose straordinarie. È vero che è entrato in un momento, certo, favorevole, dove sì, magari è bravo, favorevole al Napoli e sfavorevole al Bologna. Bisogna vederlo partendo dall'inizio, che impatto ti può dare alla gara. E ti ripeto, con un Lukaku davanti che ti dà un riferimento ben preciso, secondo me sia Kvara sia Neres o gli esterni che parteciperanno alla gara ne beneficeranno. Senti Gennaro, per chiudere, a cosa deve stare attento Conte contro il Parma? Abbiamo detto le ripartenze che sono un'arma straordinaria. Questo Parma poi, tra l'altro, Gennaro, gioca anche veramente un bel calcio, molto piacevole. Ma c'è qualcosa in particolare a cui deve fare attenzione Conte, e quindi ovviamente la squadra? Ma le ripartenze, come ho detto prima, è l'arma che ha fatto vedere il Parma in queste due giornate. Io credo che poi ci sia dall'altra parte una motivazione in più, no? Essendo lo staff tutti napoletani, vabbè, Pecchia diciamo che è un tipo napoletano, magari ancora di più quella determinazione nel voler raggiungere il risultato, fare una bella figura. Secondo me non deve proprio farle respirare, dovrebbe attaccare forte in avanti e magari non concedere le spalle all'avversario. Se entra con la mentalità giusta, diciamo che l'avversario è come se non contasse, secondo me. Quindi molto, come sempre, dipenderà dalla testa, molto. Assolutamente. Per chiudere, proprio no, una curiosità più che altro, no?
prima di Napoli-Bologna Conte ha parlato due giorni prima della partita. Guarda caso, Conte ha parlato ieri, due giorni prima della partita. È già diventato scaramantico? A Napoli è impossibile non essere scaramantico. Anche perché se non lo sei te lo fanno diventare, te lo fanno notare. Guarda mister, che tu hai parlato due giorni prima e è andata bene. Lui subito va in sala stampa. Speriamo bene. Gli scherzi, lavorare a Napoli diciamo che ti cambia anche un po' la testa, ti fa essere anche più allegro, più certo. Disponibile sotto certi punti di vista. Bene, Jenny, un abbraccio forte, forza Napoli, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata e sempre forza Napoli. Grande Gennaro Scarlato, che mantiene sempre quell'aria da ragazzino, da scugnizzo, e ci piace tantissimo. E anche il prossimo ospite è uno scugnizzo del gol, Dino Fava. Ciao Dino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, Dino Fava al centro dell'attacco. Da una parte ci metti Kvaratskhelia e dall'altra parte ci metti Neres e Politano. Cioè, ti diverti, no? Certo, per le mie caratteristiche sì, arriverebbero un sacco di pallone in area, io non farei altro che buttarle dentro. Quindi mi invidi a nozze. quindi Lukaku, ma anche Simeone e Raspadori, e credo rimangano a Napoli a questo punto, insomma avranno bei compagni di merende, no? Di merende di gol praticamente. Sì, li invidio. speriamo che veramente che è allestito un'ottima squadra e finalmente posso dirlo che il presidente De Laurentiis più che altro a oggi è riuscito a spendere dei soldi importanti, a fare una squadra importante come tutti quanti ci auspicavamo all'inizio, l'arrivo di Conte. Così è stato, ha mantenuto la parola. Io ti dico la verità, ci credevo poco nonostante Conte e invece mi devo ricredere e sono felice di essermi ricreduto. Senti Dino, è chiaro che è sempre il campo poi a stabilire se gli acquisti sono stati azzeccati o meno, però è chiaro che un allenatore che si vede accontentato in tutto e per tutto è chiaro che sente delle grosse responsabilità sulle sue spalle, però lavora anche con maggiore serenità e soprattutto la serenità che gli deriva da una società che lo asseconda e lo blinda, insomma lo coccola, lo fa sentire a proprio agio, no? No, ma è bellissimo per un allenatore, si sente soddisfatto e quindi deve solo lavorare e fare bene. Adesso diciamo che De Laurentiis ha fatto tutto quello che poteva e l'ha fatto veramente bene. Io spesso un po' De Laurentiis l'ho criticato, invece stavolta gli devo fare un plauso. Quindi adesso sta tutto a Conte e sperando che la squadra inizi a girare e a fare bene, perché tutto quello che ci aspetta bene, si lavora con più tranquillità, più serenità e solamente i risultati. Adesso passa la palla a Conte. Senti Dino, secondo te vedremo già Lukaku contro il Parma almeno per qualche minuto? Ma io penso che piano piano inizierà a metterlo in campo, quindi probabilmente gli farà fare pochi minuti, ma non so come il suo ritmo partita, non so come sta a livello di allenamenti, queste poi sono cose che vanno fatte durante gli allenamenti. Pronto Dino? Pronto? Purtroppo poi quando di solito poi c'erano i tempi rischi pure di qualche infortunio, quindi spero che riescano a fare le cose fatte per bene, senza fretta. Senti, tu hai un fisico completamente diverso rispetto a quello di Lukaku, quanto tempo gli ci vorrà però per rimettersi in sesto, considerato che lo staff di Conte ha già preparato tutto, dalla dieta che dovrà seguire alla tabella personalizzata di allenamenti e preparazione che dovrà fare. Secondo te, dopo la sosta, a che punto sarà e poi invece quanto tempo gli ci vorrà ancora per avere una forma ottimale per un titolare, per uno che dovrà essere titolare? Naturalmente il fisico così possente ci mette un po' di tempo in più ad entrare in condizione, però una volta che puoi entrare in condizione sta bene, quindi dobbiamo aspettarlo magari un pochettino in più, ma io proprio per questo
più volte e ancora oggi lo ribadisco, questo fatto del mercato che deve chiudere prima dell'inizio del campionato, però lo aspettiamo, ormai abbiamo aspettato così tanto tempo, aspettiamo ancora un po'. Senti, partita tosta quella con il Parma, vero Dino? Sì, partita tosta, perché il Parma poi è riuscito a una buona squadra, quindi sarà una partita difficile da non sottovalutare, quindi mi auguro che il Napoli adesso mentalmente soprattutto è riuscito a sbloccarsi e a fare il Napoli, e quindi adesso dovrebbero andare cose tranquille. Per chiudere, premesso che mancano ancora poco meno 9 ore e mezza praticamente alla fine del mercato e che il Napoli deve portare a termine ancora qualche operazione sia in uscita che in entrata, ma dovesse andare tutto bene, il Napoli deve provarci per lo scudetto? Ma secondo me sì, che no. Dino, pronto? Non... Dino, non ti abbiamo sentito bene, dicevi per te se il Napoli deve provarci, perché? Adesso ti sentiamo, pronto? Mi senti? Sì, sì, adesso ti sentiamo bene, sì. Dicevi? Ho detto così, sì. Sicuramente il Napoli potrà lottare per lo scudetto, adesso è una squadra costruita bene, fatta bene e ha tutte le potenzialità per farlo. E quindi dovrà assolutamente giocarsi tutte le proprie fiche. Dino, grazie mille, buon fine settimana, forza Napoli, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. RPZ Radio.0. Estate su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. 14:35 in punto, mancano 9 ore e 25 minuti al termine del mercato. Abbiamo sentito Emanuele Cammarotto, manna il suo bel da fare per smaltire la rosa, ma soprattutto per gli ultimi 1/2 acquisti che regaleranno a Antonio Conte una rosa ben fatta, omogenea, possiamo dirlo tranquillamente, forte, che può giocarsela fino alla fine con tutte le squadre, anche per lo scudetto. Non è una provocazione, ma è una constatazione, è un dato di fatto. Certo, Inter e Juventus sembrano un tantinello più avanti, però il Napoli, non avendo le coppe, deve provarci, è obbligato a provarci, siamo sicuri. E questo sia il pensiero del club, di Aurelio De Laurentiis e soprattutto di Antonio Conte, che ieri ha parlato in conferenza stampa 2 giorni prima della partita, così come è accaduto la vigilia di Napoli-Bologna. Buon pomeriggio a Enrico Variale. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, premettendo che mancano ancora poche ore, che deve finire il mercato e quindi probabilmente arriverà qualche altra cosa, che giudizio possiamo dare delle operazioni fatte dal club, da Manna, sotto, ricordiamo, l'egida di Conte, e questo è un dato di fatto, un altro dato di fatto oggettivo, De Laurentiis, tranne il controllo giustamente sui conti, non ha assolutamente invaso il campo? No, anzi, assolutamente, in questo credo che quella che è stata poi la premessa che ha portato Antonio Conte a Napoli è stata rispettata dal presidente, e va dato atto a De Laurentiis di questo, perché oggettivamente tutte le operazioni di mercato, anche in queste ultime ore, portano il timbro di Antonio Conte. Antonio Conte ieri, secondo me, saggiamente ha detto un no molto secco ad Arthur, che è un giocatore sicuramente valido, ma che però con calcio di Conte non c'entra proprio nulla, e questo ha riaperto la vista a Gilmour, che secondo me è acquisto importante, se verrà concretizzato in queste ore come pare, perché è un giocatore di qualità, ma anche di gamba, di passo, certo. E quindi è un giocatore che con McTominay rafforza davvero il centrocampo del Napoli, come ha rinforzato l'attacco con Lukaku, che è l'uomo cui Conte ha puntato ancora prima di arrivare a Napoli, si può dire. Neres, che è un giocatore che se ritrova, diciamo così, i motivi e la continuità, soprattutto che aveva mostrato nell'Ajax, può diventare un protagonista del campionato italiano. Adesso non mi voglio bilanciare troppo, ma potrebbe essere quello che è stato Kvaratskhelia quando è arrivato al Napoli. Lui è più conosciuto rispetto a quello che era, diciamo così, il pedigree di Kvaratskhelia quando è arrivato a Napoli, però da qualche tempo era finito un po' nel dimenticatoio, perché le avventure
con lo Shakhtar e il Benfica non erano andate benissimo, e invece già si è cominciato a vedere nella gara contro il Bologna quello che può dare questo giocatore. E poi ce lo dimentichiamo perché è stato fatto all'inizio, ma io credo che uno dei colpi più importanti di tutto il mercato, non solo relativo al Napoli, è l'acquisto di Buongiorno, perché io credo che Buongiorno sia il primo o il secondo difensore italiano allo stato attuale. Certo, e quindi un mercato così oggettivamente va sottolineato in maniera positiva. Vanno fatti i complimenti anche a Manna, che si è mosso, diciamo così, per la prima volta da dirigente responsabile delle operazioni di primo livello dopo quello che aveva fatto nella Juventus nel Gen, ma va fatto soprattutto i complimenti a Conte, che è riuscito a farsi, come dire, rispettare, è riuscito a far rispettare a De Laurentiis, che ha mantenuto l'impegno, e quindi ha fatto anche un plauso al presidente per quella che sembra una squadra ben costruita. Poi, per carità, dovrà parlare sempre il campo, vedremo se arriverà anche un esterno di fascia destra, che potrebbe essere l'ultimo colpo davvero importante da portare a termine. Però, considerando le premesse, ecco, qui non bisogna neanche dimenticare che il Napoli quest'anno non farà le coppe, e portare a Napoli giocatori importanti con pedigree internazionale, penso a McTominay, penso a Lukaku, penso a Neres, in una squadra che quest'anno non farà le coppe non era neanche semplice, e certe situazioni tu le hai potuto anche sbloccare, perché in panchina c'è un certo Antonio Conte che continua ad esercitare una pila notevole anche nei confronti dei grandi calciatori. Buon pomeriggio al direttore di Napoli Magazine, Antonio Pirazzolo. Ciao Antonio. Ciao Michele, un caro abbraccio al nostro caro Enrico Varriale. Pronto naturalmente a rispondere alle tue domande, vai direttore. No, la prima curiosità, a parte il fatto che io lo seguo sempre con grande attenzione su X, un tempo si chiamava Twitter, e anche la sua disamina ultima sul mercato del Napoli mi trova veramente concorde in pieno. Ti volevo chiedere, è il periodo anche di pagelle, te la senti dare un voto al mercato del Napoli? Ma insomma, aspettiamo ovviamente che finisca il mercato stasera, però ripeto, è un voto sicuramente superiore all'8, perché ripeto, può salire anche un 8,5 se arriva anche il esterno di destra, perché senza nulla togliere a Mazzocchi, che è un giocatore che dà l'anima, è un giocatore entrato in piena sintonia con Conte, però un po' più di qualità in quel ruolo secondo me ci vorrebbe. Poi non è che Mazzocchi le può giocare tutte, perché è vero che il Napoli ha un solo impegno a settimana, e questo è stato ricordato nell'introduzione che ho sentito, e su cui sono quasi del tutto d'accordo, tranne sul fatto che il Napoli debba puntare allo scudetto come traguardo. Il traguardo del Napoli quest'anno è la Champions League. Lo scudetto deve puntare l'Inter, che oggettivamente è la squadra più forte, è stata rinforzata con saggezza da Marotta, che ha inserito i pezzi giusti in una squadra che già era la più forte in Italia, e la Juventus, che ha fatto una campagna acquisti sontuosa con uno sbilancio di oltre 100 milioni di euro, ha speso 200, il bilancio è in rosso per 100. Se fai un'operazione del genere e ti chiami Juventus, è inevitabile che tu debba puntare per lo scudetto. Insomma, il Napoli secondo me ha l'obbligo, con questo mercato, con Conte in panchina, col fatto che giochi solo una partita a settimana, di rientrare nella coppa principale. Quello è il traguardo che il Napoli deve centrare per forza, e non centrarlo sarebbe un fallimento. Però dire che il Napoli, che arriva comunque da un decimo posto ed è al primo anno dalla rifondazione Conte, deve essere una squadra che lotta per lo scudetto come obiettivo e come traguardo, francamente io non me la sento di dirla questa. Penso che se capita l'occasione, per carità, poi la stagione è lunga, ci stanno tanti impegni, tante situazioni per le altre che giocheranno le coppe, chiaro che il Napoli si farà trovare pronto, però l'obiettivo del Napoli deve essere chiaro anche per i tifosi quest'anno, è entrare nelle prime quattro, poi si vedrà. Intanto, caro Enrico, caro Michele, arriva una bella notizia, perché c'è stato l'ok del Brighton per le visite mediche di Gilmour, questo ragazzo che ha insistito tantissimo per arrivare alla corte di Conte, tant'è vero che stanotte ha chiesto ufficialmente di riaprire i discorsi e la trattativa con il Napoli. Evidentemente, come dicevi prima, l'effetto Conte c'è, si sente, si vede, pur non essendoci le coppe di mezzo, e questo è un valore aggiunto sicuramente importante. Quanto può incidere anche l'arrivo di Gilmour per far rifiatare Lobo 8, da per dare la possibilità a chissà, chiaramente insieme a McTominay, di rendere un centrocampo ancora più forte fisicamente, ma anche capace di arrivare alla via del gol? Forse è un aspetto che è mancato negli ultimi anni, ovvero quello del centrocampista capace di inserirsi.
Sì, allora diciamo che Napoli ha lasciato rispetto all'anno scorso un centrocampista come Zielinski che magari ha sempre reso un pizzico di meno di quello che ci si aspettava anche in fase realizzativa, però Zielinski era un giocatore di qualità, Napoli ha avuto dei centrocampisti forti, che non ci dimentichiamo Fabian Ruiz, che insomma negli anni passati Napoli ha avuto degli ottimi centrocampisti. Rispetto all'anno scorso però il rafforzamento del centrocampo è evidente, cioè McTominay secondo me è un colpo che ho scritto anche su Twitter o su X come si chiama adesso, è sottovalutato da una stampa che oggettivamente è abbastanza, come dire, orientata nel valutare operazioni che vengono fatte sopra la linea gotica, insomma, perché francamente un giocatore con i numeri di McTominay, cioè giocato praticamente sempre con una squadra, con la prima o seconda squadra del mondo, perché le prime due squadre del mondo sono la Madrid e Manchester United, ecco, come tradizione, come risultati storici, certo, e quant'altro, certo. Nel campionato più importante e difficile del mondo venga a giocare a Napoli a 27 anni, peraltro con una cifra secondo me che anche quella è un affare economico, che 30 milioni per un centrocampista così, insomma, è una cifra che sa di affare grosso, ecco, secondo me quella non si può sottovalutare come operazione. E anche Gilmour, che io ho seguito un po', ma che poi ho visto con attenzione in quella che dovrebbe essere la sua ultima partita col Brighton, la settimana scorsa proprio contro il Manchester United, Gilmour è un giocatore che ha tantissime qualità per far ricadere Lobotka, per fare qualche partita secondo me più di una al posto di Lobotka, perché ha delle caratteristiche secondo me che si sposano diciamo così con il ruolo che Lobotka svolge del Napoli, ma anche forse qualche cosina in più, perché Lobotka è molto bravo nel corto, lui è molto bravo anche nel lungo. Io non credo che non ci saranno occasioni in cui li vedremo anche tutti e due insieme in determinate partite, soprattutto in casa, perché quando le squadre che vengono a difendersi, l'anno scorso una delle cose che facevano sempre in un'annata disastrosa per il Napoli era quella di isolare e marcare Lobotka e così chiudendo tutte le fonti di gioco in partenza. Se tu trovi una squadra così, lo affianchi con un giocatore che ha le stesse caratteristiche, diventa più difficile per gli altri insomma avere la possibilità di bloccare due fonti di gioco. Quindi su questo secondo me è innegabile il rafforzamento del centrocampo, come dicevo prima, è innegabile anche il rafforzamento dell'attacco. Lukaku viene a Napoli convintissimo. La prima dichiarazione che ha fatto Lukaku, o meglio la prima notizia legata all'arrivo di Lukaku al Napoli è il fatto che il giocatore ha chiesto a Tedesco, il commissario tecnico del Belgio, di non essere convocato per le prossime partite di Nations League. Ben questo messo. Gli dà la misura di quanto il giocatore sia convinto di dover, come dire, adesso impegnarsi con il Napoli come primo obiettivo. Oggi è il giorno anche del saluto a Vittorio Osimhen e credo che i tifosi del Napoli, al di là di come è finita questa avventura, dovranno sempre secondo me dare un grazie enorme a Osimhen, che è stato un uomo dello scudetto, è stato un giocatore che in campo ha sempre dato tantissimo e che magari ha avuto degli atteggiamenti discutibili fuori dal campo, ma che però è stato comunque un giocatore che si nomina nella storia del Napoli perché è legato a uno scudetto appunto storico. Però Osimhen per esempio non ha mai fatto una volta una cosa per dire io rinuncio a una trasferta della nazionale. Mi ricordo prima della partita col Milan in Champions League, che andava a giocare delle amichevoli in Nigeria, che poi gli costarono l'infortunio che lo ha praticamente messo fuori per le due partite, per una sicura e per l'altra pur presente, ma non era certo al top della condizione, contro il Milan in quel quarto di finale che poteva ancora di più cambiare la storia del Napoli dell'anno dello scudetto, insomma. Quindi Lukaku è focalizzato, viene a Napoli per ricostituire per fare 20 gol, importante, e quindi anche questa è un'altra cosa da valutare nella valutazione globale del mercato del Napoli, insomma. Assolutamente. Enrico, come sempre, grazie, un abbraccio forte, forza Napoli, alla prossima. Grazie, un abbraccio anche a voi, arrivederci. Grazie mille a Enrico Varriale. Caro direttore, dimmi una cosa, a che ora prende l'aereo Gilmour? No, perché c'è sempre qualcuno che poi dice, no, non è vero, invece... Sono le notizie che vogliono sentire i tifosi, innanzitutto per quanto riguarda Osimhen, che ha accettato la Lali, quindi trasferimento a titolo definitivo per 80 milioni di euro più altri bonus raggiungibili, guadagna 40 milioni di euro all'anno per 4 anni. Bocca al lupo a Victor, chiaramente. Io sono del partito di quelli che dicono ha regalato lo scudetto al Napoli, ha contribuito a regalare lo scudetto al Napoli in maniera importante. Per me la storia calcistica di Osimhen
con il Napoli si è chiusa con la vittoria dello scudetto, e quindi io personalmente gli sarò eternamente grato per avermi fatto vivere uno scudetto a Napoli e per avermi permesso anche di raccontarlo da giornalista. Certo, ma assolutamente. Poi l'ultimo anno e mezzo sinceramente ci vado poco dietro a queste cose. Gaetano al Cagliari, prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro, altra notizia importante. La Fiorentina tenta il sorpasso alla Lazio nelle ultime ore per Poloruscio, e quindi staremo a seguire questa notizia di calciomercato, anche se poi fino a un certo punto vedremo se si concretizzerà. Mentre su Gilmour vi abbiamo detto che la volontà del calciatore è stata importantissima, quindi c'è l'ok per le visite mediche, immagino il trasferimento immediato per chiudere questa operazione quanto prima, anche se tornando un attimo al Poloruscio, le ultime notizie parlano di un controsorpasso da parte della Lazio, quindi saremo a vedere anche qui come si chiuderà questa vicenda. E allora salutiamo il prossimo ospite, Antonio, diamo il benvenuto al responsabile dei servizi sportivi del Mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie. Allora Francesco, sembra che da Londra debba arrivare un altro aereo, dall'Inghilterra debba arrivare un altro aereo dopo quello che ha portato Scott McTominay, dovrebbe arrivare Gilmour, probabilmente le ultime ore serviranno a Manna per perfezionare l'acquisto di un esterno destro, e casomai sia bravo a fare sia da braccetto che da centrocampista. A questo punto si può dare un giudizio sul mercato del Napoli? No, vabbè, aspettiamo ancora poche ore, anche se devo dire che il mercato del Napoli, per il mercato del Napoli c'è un giudizio positivo sicuramente, perché sono già state fatte delle operazioni importanti. Poi sai, il completamento dell'organico può dipendere da molti fattori. Certo. È chiaro che essere arrivati all'ultimo giorno di mercato senza avere materialmente la disponibilità di X milioni, 80, 90, 70 per la cessione di Osimhen, ha chiaramente condizionato le ultime operazioni che si sarebbero potute definire non all'ultimo giorno di mercato. Aspettiamo ancora qualche ora, però devo dire che insomma il Napoli poi in qualche modo farà, cioè non, ci sono dei giocatori che sono stati tenuti a bagnomaria, che magari non verranno ceduti e che rientreranno nella rosa. Conte non sarà contentissimo al 100%, però devo dire che avendo visto ieri la sua conferenza stampa e poi eravate presenti lì nella sala stampa di Castelvolturno, traspare la soddisfazione dell'allenatore per gli obiettivi che sono stati raggiunti, perché poi fondamentalmente il suo primo obiettivo era quello di ricongiungersi con Lukaku, e credo che questa operazione sia stata un'operazione che lo ha reso felice, gli ha dimostrato la piena disponibilità di De Laurentiis, perché come abbiamo scritto, come abbiamo detto più volte, è stata un'operazione assolutamente in controtendenza con il modo di fare del mercato del Napoli di De Laurentiis in questi anni. Investimento di 30 milioni sul cartellino di un giocatore 31enne a cui è stato dato un max ingaggio, però era la volontà di Conte e De Laurentiis l'ha rispettata. Antonio. Francesco De Luca, che io conosco da qualche anno, sta pensando anche di stilare una pagella poi a fine mercato per i lettori del... Guarda Antonio, vorrei aspettare veramente, mi auguro che si, anche per motivi di lavoro mi auguro che si concluda nel tardo pomeriggio questo mercato, però diciamo al momento il mercato del Napoli è un mercato da 7,5. Se poi si riuscisse a completare, perché lì un altro centrocampista indubbiamente serve e un esterno serve, allora il voto sicuramente salirebbe e il Napoli sicuramente diventerebbe una squadra, è già forte secondo me, però diventerebbe una squadra molto competitiva, sempre ricordando che il valore aggiunto al di là dei centrocampisti, degli attaccanti, dei difensori, il valore aggiunto di questa squadra è sicuramente Antonio Conte. Assolutamente. E invece su Buongiorno e Neres, l'impatto avuto nell'ultima gara. Sì. Ed è subito, no? Quando incidono in maniera positiva sì, certo, dei nuovi acquisti. Mi fa sorridere quando molti dicono hanno bisogno di tanto tempo per integrarsi. Un po' come dire che a chi fa questo mestiere da tanti anni devi abituarsi a loro. Ma io credo, ma a parte che Buongiorno ha fatto
praticamente saltando la prima fase perché era stato all'europeo, ma ha fatto tutta la preparazione con il Napoli. Nemes si vede che è un giocatore già pronto, anche se ha giocato pochi minuti, ma secondo me è in grado assolutamente di giocare un tempo. Lukaku vedremo, Lukaku si vede che sta, da un punto di vista fisico è molto meno appesantito rispetto all'europeo da quello che si è visto, e poi è un giocatore che conosce a memoria il gioco di Conte, sa perfettamente Conte che cosa vuole, quindi questa fase l'ha superata un po' alla volta, secondo me, diciamocelo chiaramente. È chiaro che c'è il rammarico della partita persa a Verona, però per tutte il campionato comincia a metà settembre, perché è una fase, la Juventus ha fatto 6 punti su 6, però le altre, come si vede, qualcosa hanno perso, insomma, perché è una fase ancora di rodaggio, può dipendere dalla rosa ancora incompleta, può dipendere da un problema di condizione, da un'intesa tra la squadra e l'allenatore non trovata. Questo ultimo punto, che forse è il punto più complesso considerando Conte e l'inizio di un nuovo corso, mi sembra che sia stato superato, perché mi sembra che ci sia piena sinergia tra la squadra, tra il gruppo e Conte. Francesco, per chiudere, siccome sono ultime ore di mercato, è chiaro che c'è molto interesse, si fa anche un po' di confusione, ma mi sa che sta passando, qualora dovesse ovviamente andare in porto, sta passando un po' in secondo piano la questione Osimhen, perché facciamo un po' di conti, se tutto andrà come sembra dovrà andare, sì. Il Napoli dovrebbe incassare 80 milioni, poi dei bonus che sembrano facilmente raggiungibili e addirittura un 15% su un'eventuale futura rivendita. Sì. C'è questa clausola che probabilmente deve essere perfezionata, perché Osimhen vorrebbe dopo 2 stagioni avere la possibilità, chiaramente, forse di tornare in Europa. Certo. Cioè, facendo un po' 2 conti, alla fine, se non saranno 120, saranno 100, 110, ma tutto sommato De Laurentiis prenderà quello che voleva. Ti resta un anno dopo, certo, il rimpianto per come poi sono andate le cose nella scorsa stagione, di non aver venduto Osimhen agli arabi a 150 milioni. Anche perché già un'estate fa si era parlato della possibilità di inserire, in caso di cessione di Osimhen a un club arabo, una clausola rescissoria. Ma sai, Michele, complimenti a De Laurentiis se riuscirà a portare complessivamente a 100 milioni o 95 il costo del cartellino di Osimhen. È chiaro che però questa è una vicenda che ha pesato moltissimo è stato bravissimo Conte per come lo ha gestita, perché non era facile, però chiaramente è una vicenda che ha pesato sul mercato del Napoli, perché un conto avere X milioni a disposizione, certo, il primo di agosto, un altro poter contare su questi milioni quando proprio nei minuti finali del calciomercato. Assolutamente. Francesco, grazie. Il Napoli ha fatto un mercato importante, sottolineiamolo ancora una volta, ma non per elogiare De Laurentiis, no. Perché le cose poi vanno dette con chiarezza. Il Napoli è stato in grado di fare un mercato importante perché negli anni ha vinto gli scudetti dei bilanci, quelli che hanno fatto sorridere tanti. Tanta ironia è stata fatta sullo scudetto dei bilanci. Gli scudetti dei bilanci hanno consentito al Napoli di poter fare quest'anno, in una situazione delicata, con Osimhen non ancora venduto al 30 di agosto, con l'esclusione dalla Champions, ha consentito di poter fare un mercato importante. E chi non lo ammette sbaglia, per non dire no, per ma non certo dire altro. Sbaglia, perché questi sono dati di fatto oggettivi, assolutamente. Il racconto dei fatti è essenziale, questo è. Francesco, grazie mille, buon lavoro. Alla prossima, a voi. Grazie mille a Francesco De Luca, che come ovviamente tutti i responsabili, Antonio, dei servizi sportivi, quindi ci sei anche tu. Insomma, sono ore queste ultime di mercato che sono veramente un inferno. Però guarda, io ho preparato, o meglio, tu hai preparato, un gran finale diverso. Allora, facciamo così. Sì, lo so, perché l'ultimo giorno succede sempre qualcosa. Sempre qualcosa. Allora, andiamo per ordine. No, ti volevo solo dire visite mediche fatte da Etano al Cagliari. Ah, benissimo. Però si attende la firma del contratto da parte del Napoli. Certo. Allora, andiamo per ordine per questo finalino, questo gran finalino del gran finale. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it.
E allora, caro direttore, a questo punto urge un riepilogo delle operazioni di mercato che Manna dovrebbe portare a termine entro la mezzanotte, in uscita e in entrata. Ma quelle potenziali o quelle che si chiamano? No. Allora, diciamo quelle ufficiali, no, con le quali abbiamo aperto anche. No, altrimenti devo stendere un velo lunghissimo. No. Allora, come abbiamo cominciato, ecco, con Emanuele Camarotto, che ha fatto un quadro come al solito precisissimo. Allora, partiamo da Victor Osimhen. Affare chiuso con la Lali, 80 milioni di euro a Napoli più bonus, 40 milioni all'anno al giocatore per 4 anni. È un'operazione mostro da parte del Napoli che va a guadagnare tanto. Si è riaperta la trattativa per Gilmour, per volontà del ragazzo. Quindi si riapre la possibilità di vederlo al Napoli, c'è l'ok anche da parte del Brighton a questo punto per le visite mediche con il Napoli, quindi corsa contro il tempo per chiudere questo trasferimento. Il centrocampista che vuole Conte, che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Lobotka. Poi sull'esterno destro resta sempre calda la pista e Bimbe, dove il Napoli inizialmente nei giorni scorsi aveva chiesto un prestito con diritto di riscatto, rifiutato. Trasformando il diritto in obbligo potrebbe esserci la scellerata nel tardo pomeriggio in serata, e quindi regalare l'esterno destro a Conte, che fin dei conti serve. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, Cagliari che sta attendendo l'ultimo ok dopo le visite mediche fatte a Gianluca Gaetano, un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. Lazio che sta accelerando per Folo Ruscio, anche se piace molto alla Fiorentina, potrebbe esserci un inserimento nelle ultime ore. E poi, caro direttore, la sorpresa finale, che non si chiama Mbembe, ma Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio. Ciao, eccomi qui. Sento dalle vostre labbra, ragazzi. Dalle vostre notizie. È un regalo personale. Siamo proprio come la notte di Natale, in attesa dei pacchi sotto l'albero. Non si prende sonno, non si dorme, come si suol dire. È diventato snervante, guarda, ormai veramente, come dice Conte, non vediamo l'ora che finisca, perché è veramente snervante. Cioè, questo fatto della durata del calcio mercato, che poi, come vedete, si svolge tutto agli ultimi momenti, come è naturale che sia. Comunque, Maurizio, però riusciamo a dare un voto di massima a questo mercato del Napoli? Ma guarda, noi siamo a redderazione, no? Cioè, quindi il Napoli con questi due interventi subiudice si gioca, secondo me, almeno mezzo voto, se non un voto di mercato, nel senso che secondo me già siamo a un voto bello alto, attorno al 7,5, insomma, diciamo. L'8 con questi due acquisti, perché sai perché dipende da questo? Perché questa non è una ciliegina sulla torta, questi sono due ingredienti fondamentali. Cioè l'esterno destro significa avere Mazzocchi titolare, non prendendolo, e Zerbin come prima alternativa. Il centrocampista significa affrontare il campionato con tre centrocampisti per due ruoli, ma essere anche impossibilitato a schierarsi a tre, perché nel momento in cui tu volessi fare un centrocampo a cinque, voglio dire, non lo puoi fare, perché non avresti nessuno in panchina. E quindi sono due ingredienti, a mio modo di vedere, fondamentali, non due abbellimenti, ecco. Quindi si gioca molto su questi due elementi. Se quello che sentiamo di Conte, che segue con grande attenzione, con estrema preoccupazione questi due inserimenti, secondo me è condivisibile l'atteggiamento di Conte. Assolutamente. Tra l'altro voglio salutare, essendo stato suo ospite, ha ricordato anche la diretta del nostro programma, come vedi a Napoli non è che ci sono gelosie tra radio, ci vogliamo bene, ovviamente Francesco Vacciano, so che sei stato suo ospite e gli hai detto non firmerei per il secondo. Un abbraccio a Francesco. Questo significa
che cosa? Sì, non firmerei minimamente. Cioè, in questo momento io non vedo squadre diciamo dominanti nel campionato italiano, nemmeno l'Inter tutto sommato, e non solo non li vedo dominanti, ma anche mi sembra di vedere grandi difficoltà, soprattutto nella prospettiva di una Champions enormemente faticosa. Una Champions è un altro campionato praticamente quest'anno, che si svolge contemporaneamente al nostro, con partite serie importantissime. Cioè, io non credo che le altre squadre avranno un'annata molto facile, e quindi il Napoli ha una grande opportunità, una grandissima opportunità, per cui certo potrebbe teoricamente anche arrivare quinta, però perché precludersi quello che potrebbe accadere sulla base di una squadra molto forte che assomiglia molto al suo allenatore, che è un allenatore decisamente vincente. Quindi in questo momento no, non mi sento di firmare per nessun piazzamento che non sia ovviamente il massimo. Il Napoli ha il dovere, Maurizio, di giocarsi lo scudetto, poi non ci riesce in un'altra cosa, però ha il dovere di giocarselo. Sì, anche perché giocando per quell'obiettivo tu ragionevolmente hai un'elevata possibilità di classificarti nelle prime quattro. Assolutamente. Intanto ragazzi, è arrivata, Mauri, ti voglio leggere questa dichiarazione che sicuramente ti farà piacere, del CT del Belgio tedesco, che ha confermato l'indiscrezione di qualche ora fa, di Lukaku. Ah, si è appena trasferito al Napoli, vuole concentrarsi solo su quello, mi ha chiesto di non convocare. Quindi quanto è bello questo Lukaku tirato a lucido e che conta già appena meraviglioso perché capisce quanto sia importante questo contratto, che è un contratto vero, una squadra che crede in lui, un allenatore che crede in lui ciecamente, che dice in conferenza stampa che ci mette la mano sul fuoco per Lukaku. Io credo che sia una cosa importante, ma tra l'altro c'è un aspetto fondamentale. Per Lukaku non è stato fatto nessun tentativo di trattenere Osimhen. Certo. Sarebbe stato a un certo punto logico, no? Andare da Osimhen e dire: senti, tu hai un contratto con noi molto oneroso, non trovi altre squadre, abbassiamo la clausola, spalmiamo il contratto, ti diamo 7 milioni invece di 10, abbassiamo la clausola a 60-70 e tu rimani come c'è davanti al Napoli. Sarebbe stato logico, non è stato fatto perché Conte vuole Lukaku, vuole quel centravanti e non altri. Assolutamente. E questo secondo me è una testimonianza di grande considerazione che Lukaku recepisce correttamente, per essere una grande manifestazione di considerazione, e vuole ricambiare. Mauri, ma per chiudere mi dai un aggettivo per buongiorno Neves? Vabbè, non ti dico quelli che ancora non sono ufficiali, faccio come Conte perché altrimenti giustamente non sono ancora ufficiali, però McTominay è un ragazzo che penso l'hai seguito anche nelle immagini che sono arrivate dall'Inghilterra, è uno che ha le qualità. Sì, allora McTominay è esaltante l'aggettivo che vorrei usare, perché è il giocatore secondo me che più dà corpo alla squadra, che più è significativo dal punto di vista tecnico per la squadra. Quindi direi McTominay senz'altro esaltante. Per quanto riguarda Buongiorno è dominante, perché ha fatto vedere quando è entrato quanto sia stato importante, fondamentale per l'equilibrio proprio della squadra, non soltanto per il suo valore intrinseco nella difesa. A Meret, più che un aggettivo, annetterei un sostantivo che è speranza, perché io mi auguro che Meret sappia, ha le forze, ha il valore tecnico, ha la capacità di fugare i tanti dubbi che la tifoseria ha nei suoi confronti, dubbi non Meret, ingiustificati. Meret, no Meret, attenzione. Come? Avevo detto Neres. Ah, Neres, scusa, mi avevo capito non male. Ho risposto pure su Meret. Non volevo essere cattivo. Neres a me sembra molto frizzante. Mi auguro che sia anche continuo, nel senso che a me ha fatto un'impressione enorme
in quei 5 minuti in cui ha spaccato ulteriormente una partita che già era ampiamente indirizzata. Però è anche vero che era un momento in cui il Bologna, diciamo, puntava più a un gol della speranza che a tenere la difesa attenta. Lo voglio vedere alla riprova. La partita col Parma è molto importante, Antonio, perché la partita col Parma è una partita contro una squadra che può fare la sua partita ideale, perché il Parma gioca molto di rimessa, ha una velocità molto alta dei suoi giocatori in fase appunto di rimessa e gioca coperto. A Napoli potrà fare questa partita, potrà giocare coperto e cercare di far male con la velocità dei suoi attaccanti nella rimessa. Io conto di vedere una grande prova di maturità del Napoli. Importantissimo sarebbe fare il risultato pieno e poter andare alla sosta per integrare i giocatori nuovi, che sono tanti, lavorando su una posizione di classifica, un punteggio ampiamente soddisfacente. Maurizio, beh, un abbraccio forte, che il mercato sia con noi, direbbero a Star Wars. Ma ancora per poco. Ma che mi dite? Mi dite qualche novità a proposito di Gilmour? Sembra proprio che Gilmour ci siamo, sta viaggiando a quanto pare, insomma. È vera questa cosa? Allora, se in viaggio verso Napoli, ha avuto l'ok per le visite mediche con quindi Napoli. L'ok è una cosa, viaggiare verso Napoli no. Si deve trasferire per forza, non può restare qui. Va bene, allora lo aspettiamo. Ciao Mauri, forza. Grazie. Napoli, un abbraccio sempre a tutti. Grande Maurizio De Giovanni, in chiusura di settimana di Napoli Magazine Live. Abbiamo un po' sforato, però insomma il mercato e le ultime notizie di mercato lo richiedevano. Direttore, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Va bene, ci vediamo lunedì, che sarà settembre, quindi ci lasciamo alle spalle anche questo agosto carico di calcio mercato. Ciao Anto. Ciao. Di questo mercato resteranno sicuramente le luci negli occhi di Big Rom e di Scott McTominay, e non il broncio e le ombre di Victor Osimhen. Speriamo anche l'ok di Gilmour e, perché no, la ciliegina sulla torta. È tutto, ci risentiamo lunedì a partire dalle 14 qui su Radio.0 con Napoli Magazine Live. Da Michele Sibilla, come sempre, buon weekend, forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri. Su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.